Allora, siamo nella vecchia sala ristoro della Coop di Cimabue, prima della ristrutturazione. E in questa posizione, appunto, da sequestrati, è quello che stavamo un po' tutti noi prima di che appunto il negozio fosse ristrutturato, perché qua c'erano le macchine del caffè, qui una seggiola e qui un tavolino che dava su un ambiente chiuso e soprattutto stretto, insomma, che non è che favorisse più di tanto il piacere di stare in pausa al lavoro nel luogo in cui siamo a lavorare. E l'idea di creare uno spazio diverso per i dipendenti, per tutti noi alla fine, perché poi ci stiamo anche noi a mangiare quando non andiamo a messa, è stata quella di è emersa durante il corso che si fece l'anno scorso di cittadinanza cooperativa. Ci fu una lezione in particolare, credo, della Granata, in cui si parlò degli spazi, di fruibilità degli spazi, di gradevolezza degli spazi e comunque sia creare l'accoglienza attraverso gli spazi che per noi poi sono i luoghi di lavoro. E dico che è venuta da quel corso lì perché onestamente io non ce l'avevo in testa, quindi mi venne lì sapendo il negozio doveva essere ristrutturato e quindi ho iniziato a pensare dove potesse essere creato questo spazio qui. Poi alla fine l'unico spazio vicino comunque sia agli spogliatoi e un po' dignitoso all'interno del negozio era la vecchia direzione, che quindi è stata spostata, portata al piano di sotto, che tra l'altro è anche più comodo da un punto di vista poi di utilità per il direttore, e nello spazio della direzione abbiamo creato un ambiente comunque sia un po' più gradevole, perlomeno di questo, che è più aperto, abbiamo aperto una parete per metterci una finestra che comunque dà su un vano scale, ma dà un po' la sensazione comunque di sfondare uno spazio e soprattutto un ambiente più largo dove ci stanno perlomeno dei tavolini e che poi magari nel tempo acquisterà valore diverso, non so, qualcuno ci porterà libri, riviste o quant'altro, insomma. Ora il negozio è aperto da 3 mesi e viene utilizzata, anche perché magari la mensa ci abbiamo ora, ci garba anche poco, quindi si sta molto qui. Però sicuramente credo sia una cosa che è stata apprezzata. All'interno poi di un'altra serie di migliorie che abbiamo fatto sugli spogliatoi, sulla climatizzazione degli ambienti, sempre per i lavoratori, perché alla fine credo sarebbe stato brutto rifare tutto il negozio bello e poi lasciare i vecchi ambienti dove poi siamo noi quelli che ci stiamo sempre dalla mattina alla sera, lasciarli un po' abbandonati a se stessi come erano prima. Allora si è proposto di fare appunto la sala ristoro nella vecchia direzione, che comportava comunque sia dei lavori aggiuntivi su un budget prefissato, sappiamo insomma come siamo stringenti in cooperativa rispetto ai budget, e quindi non è che è stata colta un grande entusiasmo questa cosa qui, più che altro è stata presa come un ulteriore ostacolo in una ristrutturazione già di per sé abbastanza complessa, perché i tempi erano proprio ristretti, cioè si è fatto tutto in un mese, e quindi metterci di mezzo anche i lavori per la sala ristoro, comunque sia rifare un po' i locali per i dipendenti, i bagni e quant'altro, e oltre a spese aggiuntive di soldi, non è stata un qualche cosa di accolto subito positivamente, più che altro per i ritardi e spese aggiuntive sul budget. E quindi diciamo è stata un po' la parte sulla quale mi sono mosso di più con il capo commessa per cercare di portarlo anche lui a condividere questo aspetto qui, che riteneva giusto, ma che appunto gli andava a complicare il suo piano di lavori sostanzialmente. Alla fine, a forza di insistere, più che altro perché lo ritenevo veramente un punto fondamentale per la ristrutturazione del negozio, cioè avrebbe avuto poco senso fare tante chiacchiere su un nuovo anche orientamento al cliente da parte nostra, nuovi ambienti, tutto più bello, tutto più spazioso e tutto più accogliente, e poi lasciare la solita sede col tavolino rotto laggiù nel locale tecnico. Infatti adesso è adibito perfettamente a quello per cui forse doveva nascere fin dall'inizio, insomma, tenerci i quadri elettrici. E quindi anche una stanza un po' più luminosa, insomma, aperta. L'idea di aprire questo buco qui è stata soltanto per dire rendiamo un po' più profondo uno spazio, se no rimane chiuso, anche se non dà sul nulla, però comunque sia perlomeno dà un'idea di sfondare un qualche cosa. E poi può essere un luogo di ritrovo in cui uno ci può stare per quelle ore in cui, tra virgolette, è costretto a stare sul posto di lavoro senza dover andare per forza in giro, anche se poi Cimabue sta in un posto che può essere anche piacevole uscire fuori e farsi una girata. I colleghi sono rimasti contenti, diciamo, la maggior parte, a parte quegli elementi, due o tre, che hanno sempre da ridire qualcosa. Comunque no, il negozio è stato rifatto molto bene, con l'area di ristoro molto grande, e anche giù la spesa viene fatta
molto meglio dai clienti perché hanno più spazio, e anche per noi lavoratori abbiamo modo di lavorare meglio con dei mezzi anche migliori rispetto a quelli che avevamo prima. Sicuramente senza ruffianerie è stato, credo, il corso che più di tutti ha influito sul mio approccio al lavoro, al di là di questo aspetto qui sugli spazi o comunque sia, perché comunque sia è stato un punto di riflessione abbastanza importante. Tradotto, credo, in una serie di lezioni non eccessivamente pesanti, che credo sia importante. Poi l'ambiente scuola hop favorisce molto questo aspetto qui. Però ecco, mi è rimasta un po' questa cosa qui, che credo sia stato un corso che ha dato un punto di svolta al mio approccio al lavoro e anche credo a riflessioni personali mie, specie quando si andò da Loccioni nelle Marche, la riflessione, insomma il gruppo di studio che ne abbiamo fatto dopo e poi il corso che ne abbiamo fatto dopo, tutta la parte relativa al video, insomma è stata credo una delle cose più stimolanti che ho fatto. In bocca al lupo a tutti!